scorrendo, respira il mare di Bella Reggia Marina. Questo è lo slogan scelto per la 45ª edizione della Maratona dei Laghi, programma nella città adriatica. Ma traendo spunto proprio dal sito ufficiale della manifestazione, traiamo la storia di questa competizione e ve la narriamo. In quel pomeriggio del lontano marzo 1973, anno della prima edizione, nella piazza di Bordonchio nessuno avrebbe immaginato un tale sviluppo, sia della gara che dell'intero movimento podistico nel suo complesso, tanto da divenire un fenomeno di costume. I jogging provenienti dall'America erano agli albori, l'atletica si disputava sui prati e sulle piste, le corse su strada erano veramente rare in tutta Italia. La austerity ad inizio anni 70, che costrinse le famiglie a lasciare le auto nel garage la domenica, favorì non poco la crescita degli sport come podismo e ciclismo. Tre giovani studenti di allora dell'Istituto Geometri di Rimini, Augusto Pironi, Corrado Monti e Roberto Turroni, assieme a Marcello Regno, tesserato Libertas Rimini, decisero di organizzare la campestre dei laghi all'interno di una festa al campo sportivo di Bordonchio con la collaborazione della Dinamo, società che dal 1968 si occupava di calcio nella parrocchia. I bambini correvano ai bordi del campo di calcio, mentre i più grandi, partendo da Bordonchio, si dirigevano al parco e, dopo aver percorso alcuni giri dei laghi, allora erano due, ritornavano alla zona di partenza. Era per lo più una gara sotterrata, da cui il nome di campestre. Marcello Regno fu il primo vincitore, medaglia per tutti e tante coppe ai primi classificati. Si va avanti così per diversi anni. Il percorso era di 10 km con distanze più brevi per i ragazzi, allora veramente numerosi. Nel 1978 la campestre dei laghi entra a far parte del calendario podistico romagnolo e si consolida come la classica di apertura della stagione. Dopo i primi anni la campestre dei laghi fa il grande passo. Nel 1986 si trasferisce nel centro di Gia Marina, allunga la distanza fino a mezza maratona e dal 1988 entra nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera del mese di maggio, diventando un appuntamento sulla distanza classica dei 21 km con conseguente modifica della vecchia denominazione in Maratonina dei Laghi. Il percorso si snoda su gran parte del territorio comunale, toccando i punti più caratteristici a partire dal lungomare, al porto, dall'isola dei Platani, centro di Bellaria, alla Borgata Vecchia, dal castello Bernelli al Bordonchio, passando naturalmente dal lago di Gelso. Ora assume un diverso valore tecnico, diventando per gli atleti più preparati un banco di prova nel quale verificare la propria condizione, ma acquista soprattutto un significato diverso dal punto di vista turistico, diventando occasione per il tanto ricercato binomio sport e turismo. A controllo della gara principale sono a disposizione due percorsi alternativi con finalità ludico-motore di chilometri 7 e di chilometri 2, liberi a tutti per chi vuole fare un po' di moto e stare in compagnia degli amici. Da ultima, non meno importante, una gara riservata ai ragazzi suddivisa in categorie. Sfogliando l'albo d'ore, riguardando le vecchie fotografie, si ricordano i tanti campioni che si sono sfidati sulle strade di Bella Reggia Marina, ma anche le migliaia di semplici podisti che praticano questo sport solo per il gusto di stare insieme e fare un po' di attività sportiva. L'albo d'oro maschile vede la vittoria dei più forti atleti locali, da Catania a Pantani, da Matteucci a Farinelli, da Luca Vandi a Graziano Calvaresi. Dal 1992, quando il croato Drago Paripovic vince con 1:04:55, inizia la lunga serie di atleti stranieri che domineranno tutte le successive edizioni, con la prevalenza degli atleti marocchini con 10 vittorie sui keniani con 7 vittorie. Rimangono nella storia tanti bellissimi episodi. Vogliamo ricordare due volate mozzafiato, la prima tra i due russi Usaf ed Epanov in 1:04:55, distanziati da un solo secondo, e quella tra i fortissimi keniani Kipering e Mark Tu, che con 1:03:10 e 1:03:14 hanno dato origine a una bellissima sfida con i migliori crono di sempre. L'albo d'oro femminile vede la netta supremazia delle atlete italiane. La Ligi Rita domina tutte le prime edizioni, poi ci susseguono le nazionali Laura Fogli, Emma Schaunig, Paola Persi ed Anna Villani, che detiene ancora il record con 1:14:41, che resiste dal 1997. Una breve parentesi ucraina con Irina Shlyanko, fino ad arrivare alle sorelle Borghini, che si sono aggiudicate 3 vittorie a testa. Nelle ultime edizioni si è messa particolarmente in evidenza la bergamasca Elania Patelli con 2 vittorie consecutive, ma questa è storia recente. Sono tanti gli aneddoti che andrebbero citati questi lunghi anni, che ognuno di noi conserva tra i suoi ricordi, storie di sfide ed amicizie che ci hanno visti protagonisti, storie di successi e delusioni, ma sempre con lo spirito di quei primi anni, la voglia di divertirsi e di stare sempre insieme.
Sotto la cura per Luigi Grossi sono avuti cambiamenti odierni, facente parte anche lui del gruppo di amici che ha dato vita a questa manifestazione e mette in mostra con la sonda Irono Sport atleti importanti che prendono in via a diverse manifestazioni facenti parte in regione e fuori regione. La Dinamo è una società sana che valorizza il prodotto nostrano ma anche quello straniero, vantando atleti di tradizione importante come Rashid Benandà. Grossi ha preso a cura questa manifestazione distribuendo varie premiazioni a tutti i partecipanti, dai più piccoli ai più grandi. 45 edizioni e non sentirle, è proprio il caso di dirlo, ma magari qualcun altro non se ne rende conto, ma quello slogan emesso sulla locandina corrisponde alla realtà: vivi correndo e respira l'aria di mare, se a farlo sei tu a bellare già marina, ancora meglio. Il romagnolo per sua natura è un po' sarcastico nei suoi commenti, usa spesso modi di dire coloriti ma anche sinceri, se ti vuole invitare a tenere duro non usa mezzi termini. Noi della Maratonia dei Laghi facciamo nostro questo motto e lo riproduciamo sulla maglia tecnica 2017. Anche questa è un'altra novità appunto esposta nella 45esima edizione della Maratonia dei Laghi. Si parte di Gia Marina sul lungomare viale Alfonso Pinzone in direzione nord, si attraversa il fiume Uso mediante il ponte dagli abitanti amichevolmente ribattezzato Cima Coppi e si percorre il viale centrale di Bellaria, Isola dei Platani. Da qui si raggiunge via Ravenna e si attraversa nuovamente il fiume Uso dirigendosi verso il viale centrale di Gia Marina, via Ovidio, che sarà in parte ripercorso nella seconda parte della corsa. Si ripercorre tutto il viale incrociando via Enna dove è posto l'arrivo. Da qui si entra nella seconda parte della corsa, decisamente veloce. Si attraversa la statale 16 mediante una cavalcavia per immergersi nel paesaggio agreste dalla zona Donegaglia. Dopodiché si attraversa nuovamente la statale 16, ultima cavalcavia, per raggiungere il quartiere Bordonchio, dove nel lontano 1973 nacque la corsa. Da qui si punta verso il Parco del Gesso, ripercorrendo parte dell'antico percorso. Si lambisce il lago Teatro delle prime sfide. Usciti dal parco ci si dirige verso via Ravenna per svoltare a destra in via Properzio, dove si torna sul tracciato della prima parte di gara. Infine ci si porta sul lungomare in viale Pinzone per raggiungere l'arrivo in via Ennio. L'altimetria del percorso è significante, ci sono un ponte, due cavalcavie e due sottopassaggi, uno dei quali si percorre per due volte. Tutti gli incroci sono presidiati fino ad oltre il tempo massimo consentito. Per alcuni viene considerato una gara difficile, per altri, quelli più esperti e competitivi, un semplice allenamento, ma vedendo i tanti atleti che vi hanno fatto parte, soprattutto leggendo i nomi, è un percorso che vale la pena sfidare ed approvare per chi non l'avesse ancora fatto. Una prova che senza ombra di dubbio tocca la parte urbana della città, la zona naturale e il mare, tutto nello spazio di 21 km, quelli da percorrere per raggiungere la meta. Dopo i cenni storici sentiamo nel vivo di questa 45esima edizione presentandola in breve. Organizzata dalla Dinamo Sport di Bellaria Gia Marina, come detto, domenica mattina torna a Bellaria la Maratonia dei Laghi, articolata su 4 percorsi e valida come prova del calendario podistico romagnolo ed assegna i punti del campionato Corri Romagna che alla fine della stagione premierà i migliori atleti dell'anno. La gara principale sulla distanza classica della mezza maratona di chilometri 21 competitiva, inserita nel calendario nazionale della FIDAL che rappresenta la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella quale si cimenteranno gli atleti più forti, provenienti da tutta Italia, con la partecipazione di atleti stranieri, vincitori contrastati delle ultime edizioni. Gli atleti africani stanno dominando da anni la scena internazionale del mondo delle corse e anche a Bellaria Gia Marina si potrà osservare da vivo le loro qualità. Al via si sono annunciati dagli organizzatori keniani Julius Kipenich, Henry Kimnan Kibet e Alfred Renaud ed il ruandese Jean-Baptiste Simukeka che lotteranno per la vittoria finale a contendere le prime posizioni anche gli atleti di casa tesserati da Dinamo Sport, Rashid Benandan, vincitore della passata edizione, Smail Safawi, Giuseppe Del Priore e Nicolas De Nicolò. Anche la gara femminile si pronuncia di alto livello, al via la keniana Ruth Vakabu che parte con i favori del pronostico a sfidare le più forti atlete romagnole, le gemelle Martina e Valentina Facciani e Anna Sagnoli. I record della maratonina ormai sono datati da anni, sono del keniano Philippon Kipering in 1:03:10 e di Anna Villani in 1:14:41. In questa edizione rischio di essere frantumati visto l'elevato livello degli atleti partenti. La mezza maratona con percorso certificato dal gruppo giudici gara è un'ottima occasione per cimentarsi su questa distanza sempre più affascinante e tenuto conto del percorso pianeggiante per realizzare il proprio personale. Considerato il numero degli atleti che hanno già confermato la loro adesione, si va verso un'edizione da record superando abbondantemente i 600 atleti competitivi e i 2000 non agonisti. A contorno della gara principale sono a disposizione percorsi alternativi ludico motori di chilometri 21, chilometri 7 e di chilometri 2 libera a tutti per chi vuole fare un po' di moto e stare in compagnia degli amici. Da ultima, ma non meno importante, una gara riservata ai ragazzi suddivisa in 10 categorie con ricchi premi a tutti i partecipanti.
La manifestazione avrà un contorno di musica e spettacolo che animerà i momenti della mattinata, a partire dal risveglio muscolare fino al momento delle premiazioni. Ricco il Montepremi, costituito grazie alla sensibilità di tanti imprenditori locali che da sempre sostengono l'iniziativa, con riconoscimenti agli atleti più forti, suddivisi in 6 categorie maschili e in 4 femminili, ma anche con un premio a tutti per la loro partecipazione. Doveroso un ringraziamento per il patrocinio del Comune a tutti gli sponsor e a tutti i volontari che offrono il loro prezioso aiuto in tutti gli aspetti organizzativi di questa manifestazione. Inoltre è previsto anche un pasto party con le famose lasagne al forno, ormai divenute una tradizione per quanto riguarda questa competizione. Dopo i primi piani e la partenza appena trascorsa, nelle nostre immagini vediamo subito il trio protagonista di questa gara, Renaud, seguita da Simu Kik e Rachid Benabdia. Tra le donne vediamo subito in pole position Wakabu. Ci concentreremo attraverso le nostre immagini sui protagonisti che hanno preso il via, su nomi importanti quali Gianluca Borghese, le gemelle Martina e Valentina Pacciani, Anna Spagnoli, Fausta Borghini. Poi vediamo che nella lista al via ci sono anche Sara Papais e Tiziana Sportello, salite sul podio nelle ultime gare dove abbiamo preso parte anche noi con le nostre telecamere. Davvero ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi, anche se i primi tre, vederli correre, ci fa ammirare davvero la classe dei campioni. Rachid Benabdia è molto bravo a tenere il passo, lo abbiamo sentito prima della gara, preoccupato dalla presenza dei keniani e del ruandese. L'Africa nel cuore, corrono come delle trighi, occhi infuocati, come se dietro di loro, nonostante il gran caldo, ci fosse il fuoco pronto a consumarli. Molto brava anche la girl, Wakabu, anche lei si vede che ha un altro passo, un passo devastante che neppure le gemelle Facciani riescono a sostenere. Ma i grandi nomi spesso fanno queste corse per tenersi in forma prendendole come allenamento, anche se Valentina, rispetto alla gemella Martina, alla fine sorprenderà un po' tutti. Se come disse il giocatore della nazionale inglese Gary Lineker nel 1990 il calcio è un gioco semplice in cui 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti e alla fine la Germania vince, la corsa è uno sport ancora più semplice in cui si parte tutti insieme dopo un colpo di pistola e alla fine vince un corridore nero. Negli ultimi 25 anni infatti gli atleti di colore hanno conquistato praticamente ogni angolo di questo sport e se escludiamo le gare di velocità come i 100 metri e 200 metri che sono dominate dagli afroamericani statunitensi e dai giamaicani, in quasi tutte le corse di distanza e resistenza, 1500 metri, 3000 metri, 5000 metri, 10.000 metri, mezza maratona e maratona, non c'è partita. A vincere è quasi sempre un africano. Ma non si può parlare genericamente di Africa quando si parla di corsa di resistenza, un po' perché non si può ridurre un continente grande come l'Africa ad un'unica entità indistinta e un po' perché parlare di Africa è veramente troppo generico. La stragrande maggioranza dei più grandi campioni delle corse di resistenza emersi negli ultimi anni vengono da uno stato molto preciso dell'Africa, il Kenya. Se guardiamo agli ultimi 10 record del mondo nella mezza maratona, solo uno è stato segnato da un europeo, gli altri 9 sono di atleti africani, 6 dei quali sono keniani. Anche nella maratona il discorso è simile, secondo l'Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, 9 dei 10 più forti maratoneti della storia vengono dal Kenya e 4 degli ultimi 10 record del mondo sono di atleti keniani. Negli ultimi anni questi corridori hanno ridotto il record fino a 2 ore, 2 minuti e 57 secondi, un risultato praticamente inavvicinabile per gli atleti europei e statunitensi, sempre più vicino al sogno di correre 42 km in meno di 2 ore. E allora la domanda è ovvia, perché i keniani sono così forti nella gara di resistenza? Com'è possibile che da una popolazione che corrisponde a meno dello 0,5% della popolazione mondiale arrivino così tanti campioni? Una risposta unica e certa, possiamo dirlo subito, non c'è. Ma ci sono un insieme di ipotesi radicate nella genetica, nella società, nella cultura di questo popolo che provano a spiegare perché i keniani corrono così forte. La storia che abbiamo sentito tutti almeno una volta è quella dei keniani che diventano grandi corridori perché da bambini corrono per chilometri per andare a scuola ogni giorno facendo un costante allenamento involontario che li prepara a diventare campioni. E anche se per qualche caso può essere vero, sembra che quello dei bambini che corrono a scuola sia un mito occidentale che immagina sempre l'Africa come povera e disperata. Molti campioni keniani moderni dicono di essere andati a scuola in bicicletta, a piedi o in autobus come moltissimi altri bambini di tutto il mondo. Più vero invece che molti giovani si dedicano alla corsa perché correre in Kenya è un modo per emanciparsi dalla povertà. Dopo il successo dei primi corridori keniani nel paese sono arrivati allenatori e borse di studio occidentali che permettono agli atleti più promettenti di allenarsi a tempo pieno, di studiare all'estero, trovare uno sponsor e poter gareggiare in gare importanti con premi in denaro. Il Kenya è ancora un paese molto povero, il reddito annuo è 8.600 euro e il motivo che spinge molti ragazzi e ragazze a iniziare a correre è quello di guadagnare abbastanza da poter comprare della terra è una casa per la propria famiglia.
Ma i keniani sono anche incredibilmente fieri dei loro corridori, che sono quasi eroi nazionali che spesso non solo vincono medaglie d'oro in tutto il mondo, ma tornano anche indietro, cercando a loro volta nuovi campioni e allenandosi insieme a loro. È una situazione molto simile a quella dell'Italia con il calcio. Cosa possiamo imparare dagli atleti keniani, dai loro allenamenti, dal loro stile di vita? I keniani traggono la maggior parte della loro conoscenza per quanto riguarda gli allenamenti dagli allenatori europei. Questa è un'affermazione che deve far riflettere. È facile capire che la motivazione di base che spinge questi atleti a diventare campioni è l'avere una stabilità economica. Infatti, molti degli atleti keniani, una volta divenuti campioni, hanno cambiato la loro vita e aiutato le proprie famiglie. L'approccio mentale degli atleti keniani è straordinario, si concentrano sulla disciplina e la determinazione. Gli atleti keniani non pongono mai limiti a se stessi, corrono liberamente. Non hanno paura di portare il loro corpo al massimo, ma se le cose non vanno come i piani e gli allenamenti stabiliti, non analizzano oltremodo la situazione. Oggi ho sbagliato, domani è un altro giorno. Questo approccio mentale positivo ha avuto un ruolo importantissimo nelle vittorie di molti campioni keniani. Prima del report definitivo sulla gara, ammiriamo i vari atleti da vicino, vediamo il loro stile di corsa, ma anche i tratti del percorso che sono sicuramente belli da vedere, che sotto il sole di una giornata caldissima vengono evidenziati maggiormente. Si attraversa l'isola dei Platani per poi spostarsi in aperta campagna, là dove corrono le gemelle Facciani, Borghesi, Pianini, De Nicolò e De Priore, solo per citarne alcuni. Chi non corre non può capire questa maratonina, non può sapere come ci si sente a farlo, cosa si guadagna con la fatica, ma soprattutto la soddisfazione di averlo fatto. C'è chi ti guarda con rispetto e chi con invidia, chi pensa che tu sia pazzo o che sia una crisi passeggera, che tanto tornerai presto a fumare o a bere e mangiare come se non ci fosse un domani. C'è chi ti disprezza pure perché fai quello che vorrebbe fare pure lui, ma non ha la forza né la voglia di fare. Fai un gesto di egoismo buono, dedichi del tempo a te stesso per stare meglio con te e con gli altri, perché più sei soddisfatto di te, più distribuirai gioia e felicità in giro. Quello che semini raccogli, tradotto al volo, diceva il buon Bob Marley: semini buon umore, raccogli gioia, semini l'amore, riceverai amore, e se la gente non ti capisce, spiegagli perché corri. Correre in ricerca della perfezione estetica del gesto, per nulla scontato come i profani credono, ricerca personale, da solo o insieme ai compagni di allenamento che con te condividono il magico momento dell'allenamento dentro ad una pista di atletica, l'anello della regina. Correre la soddisfazione di riuscire ad arrivare alla fine di un 400, 800, 1500 con l'acido lattico che ti impregna i muscoli, ma non per questo bisogna mollare. Una volta arrivati, la ricerca del tabellone del cronometro, ricercando un nuovo personale, il coronamento di mesi di duro lavoro al campo, al freddo, pioggia, nebbia, umidità, sole cocente. Perché anche se non ho voglio, quelle poche righe racchiuse il segreto che mi fa alzare dal divano, spegnere il computer e a volte rimandare a più tardi una birretta con gli amici che ti dicono: dai, ma che ci vai a fare a correre ora? Ormai sono le 8, vai domani. Indosso le mie fantastiche scarpe, altro deterrente a stare sul divano e via. Purtroppo è anche il motivo che fa soffrire quando ci si infortuna, torni a casa la sera e incroci un numero spropositato di run con quell'espressione soddisfatta sul viso. Ma fa parte del gioco, oggi sto bene, oggi pensiamo a correre. Vedendo questa gara, vedendo anche come corrono i keniani, c'è una domanda che entra dentro di me: come superare i momenti di difficoltà durante una gara? Chi finisce una maratona, nella maggior parte dei casi, pronuncia due semplicissime parole, mai più. Altrettanti runner, dopo aver bevuto un sorso d'acqua ed essersi riposati anche solo due minuti, aggiungono: fino alla prossima. La maratona non è da tutti, eppure molti di quelli che la corrono dopo averla finita si maledicono per averla fatta, per il male che hanno ovunque, per lo sforzo disumano, ma succede qualcosa poco dopo, ne vogliono fare un'altra, magari non subito, magari fra qualche mese, ma l'idea che pochi minuti prima sembrava folle inizia a farsi largo. Sarà l'endorfina, sarà l'idea di avercela fatta, sarà l'onda emotiva. Il segreto: non esiste un vero segreto, non ci sono medicine, non ci sono segreti, sono quello di avere l'attitudine giusta. Deluso? Beh, per come tantissime cose nella vita dipende solo da te e da come la prendi. L'aspetto più interessante di questa indagine è infatti che può essere applicata alla gestione dei dolori e delle difficoltà in genere, non solo durante una gara. Però c'è una formula, anche se servi tu ad applicarla. Eccola: sii grato per quello che stai facendo, per la bellezza del mondo, per le persone con cui lo stai facendo. Ama la tua comunità, fidati di chi lo compone, mostrati per come sei, chiedi aiuto, aiuta chi ha bisogno. Accetti il dolore, rifiutalo è uno sforzo che non puoi permetterti. Il dolore passa, la sofferenza è modo in cui gestisci il dolore e dipende solo da te. Per superare uno sforzo apparentemente insormontabile, serve la forza della tua mente. Allenala nelle condizioni più difficili, perché il fisico non ti basterà. Come spesso succede, la risposta è ovviamente dentro di noi ed è quella giusta.
Se vi chiedete ancora come facciano questi keniani ad andare così forte, come abbiano voglia di correre sotto questo gran caldo, ora la risposta la sapete. Ecco il report della gara. Una giornata di sole splendente, ma anche il primo vero caldo, 27-28 gradi, hanno caratterizzato la 45esima edizione della Maratonia dei Laghi, in opera Bellareggia Marina, gara sui 21 km del calendario FIDAL, caratterizzata da un doppio record, quello degli iscritti, ben 744, e quello dei classificati, ben 698. Che ha battuto il precedente record di 4,99 nel 2016. In totale, compresa la parte ludico-motore, le gare giovanili, il circuito, svoltesi mentre era in corso la gara assoluta, ha visto iscritte 2.185 persone, solo in 30 non hanno ritirato il pettorale gara della competitiva. Sotto l'aspetto agonistico, totale dominio africano con doppietta keniana, grazie al successo solitario di Ronon sul connazionale Ronon, quest'ultimo seguito dal ruandese Simu Keka. In pratica la gara si è risolta anzitempo attorno a 14esimo chilometro, con l'allungo poi rivelatosi decisivo di Rono. Alle spalle del terzetto, quarto posto per il magrebino Rashid Benandan, vincitore della scorsa edizione e portacolore ovviamente della SD Dinamo Sport, società organizzatrice della gara. Poi una sfilata di atleti della Dinamo con Smail, Nicolas De Nicolò, Giuseppe De Priore, quest'ultimi due primo e secondo italiano della gara maschile. Tra le donne, ennesimo dominio africano con il successo di Wakabu. Questa era la sua ottava mezza maratona nel breve volge di soli due mesi, la prima il 5 marzo a Fucecchio, dove chiuse al terzo posto con il tempo di 1:14:53. Ma sia per lei che per tutti i concorrenti il caldo ha sicuramente penalizzato il crono. Poi alle spalle della Wakabu, secondo e terzo posto per le gemelle Facciani, questa volta Valentina ha preceduto Martina. A quarto posto hanno Spagnoli, la romagnola che era rientro dopo un intervento chirurgico, quindi davvero applausi a scena aperta per lei. Notevole anche la presenza di società extraregionali, di cui più numeroso è stato il gruppo della Certosa di Pavia con ben 80 iscritti, mentre come numero di iscritti nella gara competitiva primeggiare il simpatico e colorito gruppo romano della Pfizer. Nella classifica punti successo della Dinamo Sport, ma come numero totale di partecipanti il primo posto è dei romagnoli dell'Arcus Rimini con ben 83 unità. Per quanto riguarda la mezza maratona maschile, a trionfare è Rono dell'Atletica Recanati con 1:06:04, a seguire Rono dell'Atletica Dolomiti Belluno con 1:07:25, terzo Simu Keka della SD Vini Fantini con 1:07:51, quarto Rashid Benandan della Dinamo Sport con 1:09:25, quinto Smail della Dinamo Sport con 1:11:29, sesto De Nicolò della Dinamo Sport con 1:11:45, settimo Giuseppe Del Priore della Dinamo Sport con 1:12:07, ottavo Haul della Sarcus con 1:14:32, nono Dennis Piagnini della GP Villa Verrucchio con 1:15:14, decimo Gianluca Borghesi dell'Atletica Avis Castel San Pietro con 1:15:15. Per quanto riguarda le donne, la mezza maratona femminile ha visto trionfare la Wakabu dell'Atletica Futura con 1:18:57, al secondo posto Valentina Facciani della Calcestruzzi Corradini con 1:20:13, a seguire Martina Facciani della Calcestruzzi Corradini con 1:21:46, quarta Anna Spagnoli dell'Edera Forlì con 1:23:53, quinta Elena Briganti dell'Atletica Gran Sasso con 1:24:49, sesta Sara Papais dell'Atletica Libera Rimini con 1:30:19, settima Simona Benanzoni della Seven con 1:30:57, ottava Silvia Laghi dell'Atletica Avis Castel San Pietro con 1:31:02, nona Tiziana Sportelli della GS Lamone con 1:31:19, decima Raffaella Malberti dell'Atletica Reggio SD con 1:31:54. Questi gli arrivi dei primi 10 maschili e delle prime 10 femminili. Ora attraverso la colonna sonora andiamo a gustarci tutti i flash avvenuti a fine gara con le relative premiazioni.
La 45esima maratonia dei laghi termina qui. Ah, dimenticavo, buon pranzo a tutti.